E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video di Guido Tramontano. Anzitutto, buona domenica a tutti ragazzi e mi raccomando, state bene attenti perché quest'oggi vi mostro una cosa molto particolare, e ossia come vedere serie TV, film, anime, manga sul telefono Android, Apple e anche computer. Bene sì, perché ovviamente stiamo parlando di bot di Telegram. Telegram è un'applicazione di messaggistica online che riesce a scaricarsi su qualsiasi sistema operativo, sia di computer e sia di telefoni. Quindi potete tranquillamente andare sul Play Store e scaricare questa applicazione se non l'avete. Molto bene, perché sto facendo questo video? Perché la settimana scorsa uscì il miglior bot di Telegram per vedere gran parte delle partite di calcio tramite per l'appunto questa applicazione. Se non l'avete visto, vi rimando al video tramite questo badge in alto a sinistra. Molto bene, poiché vi avevo chiesto di commentare nel caso in cui vi fosse piaciuto il video con la parola bot all'interno per l'appunto dei commenti del video stesso per vedere se per l'appunto volevate questo video di oggi o no, e l'avete commentato in tantissimi quel video, allora mi sono detto bene, vi porto oggi online una cosa mai vista su YouTube. Quindi mi raccomando, lasciate un bel pollice in su e condividete il video per aiutarmi, un po', diciamo, per un piacere da parte vostra nei miei confronti, già che vi sto aiutando a vedere in maniera un po' pirata tutte le cose che vi piacciono, che magari da piccoli vi davate. Bene, il primo bot che noi andiamo ad utilizzare subentra in un primo gruppo di serie TV. Tramite questo gruppo di serie TV, per l'appunto, notiamo come ci possono essere gran parte delle serie TV che amiamo noi eseguire, sia su Netflix o magari anche su Sky, o stesso serie TV che escono magari in prima visione in televisione. Col tasto di ricerca possiamo andare a cercare quella che è la nostra serie TV preferita. E nel momento in cui inseriamo il suo nome, possiamo vedere come all'interno del canale stesso si riescono a trovare gran parte delle puntate che per l'appunto riguardano una serie TV. Perché dico gran parte? Perché solitamente se una serie TV è ancora in corso, non è caricata la serie TV di quell'anno in corso. Però, per esempio, parlando di Supernatural, Supernatural è presente fino alla penultima stagione, cioè la stagione che si è chiusa l'anno scorso, tranne questa che è in corso. Come potete vedere col tasto in alto, poi possiamo andare a cercare tra tutte le puntate quelle che ci interessano e mediante il tasto sempre di ricerca possiamo cliccare sul badge come sto facendo io per andare a switchare tra tutte le puntate che ci sono presenti col nome di Supernatural, quindi passando da una stagione all'altra. Una volta che troviamo la puntata che ci interessa, clicchiamo sul tasto di download, aspettiamo che il download si completa e possiamo partire col vedere la nostra serie TV o in italiano o sottotitolata a seconda del fatto che essa sia uscita mai in Italia, in italiano o no. Molto bene. Una volta fatto ciò, quindi chiudiamo con quelle che sono il gruppo di serie TV, perché ce ne sono gran parte. Diciamo che in una scala, se ci sono 50.000 serie TV nel mondo, lì ne trovate ben 15-20.000. Quindi un buon numero, considerato il fatto che comunque online spesso e volentieri non si trovano, o se si trovano col computer si prendono virus e non è molto vantaggioso. Poi su Telegram i server sono privati, quindi le serie TV, una volta caricate su server online di Telegram, non verranno mai tolti. Non avete l'ansia o la fretta di concludere una serie TV perché magari quel sito può essere chiuso o meno. Lo stesso discorso può essere fatto con gli anime. Col gruppo di Nerd 3.0 di GT possiamo andare a vedere tutti quelli che sono le puntate anime in corso nel mondo. Io sto seguendo sia Dragon Ball Super che per esempio Naruto. Una volta cliccato per esempio sulla ricerca di Naruto, vediamo NS per esempio, perché Naruto Shippuden e non solo. Come potete vedere, infatti si trovano anche i manga. Io non adoro leggere, però per chi adora questo può benissimamente leggere anche i manga. Una volta trovato Naruto Shippuden, possiamo sia scaricare la puntata nel momento in cui per l'appunto la troviamo, oppure, siccome comunque ci sono tantissime puntate in questo gruppo, di quasi 4.000 membri in questo momento, possiamo cliccare dalla fonte del video, per esempio Naruto Shippuden GT Online. Cliccate una volta lì, entriamo proprio nel canale in cui vengono caricate le serie TV di Naruto e trovare quella che più ci fa nostro caso, quella alla quale noi siamo arrivati. Per esempio, io sono arrivato quasi alla 200ª, cliccando praticamente sul tasto di download come prima visto, possiamo accedere alla puntata in maniera molto rapida. Le ultime due canali, ragazzi, che vi trovo linkato sempre qui in descrizione. Qui in descrizione troverete tutti e quattro i link per accedere poi ai canali. Quindi, che cosa dovete fare? Scaricate Telegram, venite nel video, aprite la descrizione, cliccate sul link che vi interessa, su tutti e quattro se vi interessano tutti e quattro. E una volta entrati nei canali, cliccate su Unisciti e sarete partecipanti di quel gruppo e potete usufruire di tutti i vantaggi del gruppo stesso.
Il terzo gruppo è di film, è un gruppo che ovviamente non contiene 150 miliardi di film, però ne contiene 100.000 per esempio, ne vengono caricati una cinquantina ogni settimana. Di conseguenza, quando non avete nulla da fare, volete vedervi un film comodamente da tablet, da Android, da Apple, da un iPhone o dal computer. Io per esempio dal computer utilizzo anche un cavo HDMI per collegarlo alla TV e quindi vedo uno streaming di film in maniera eccellente in HD. Allora venite in questo gruppo, accedeteci, cercate il film che fa più per voi tramite la locandina, tramite nome, non so, fate un po' voi. Una volta cliccato sul download lo vedete. Se questo non vi basta ancora, potete vedere addirittura tutti gli anime di cartoni tramite quest'altro gruppo, dove per esempio trovi cartoni come Lupin o cartoni più storici, ma addirittura anche i cartoni più recenti, anche con film annessi a cartoni che sono usciti da poco tempo a questa parte. Addirittura nel canale precedente, se avete visto mentre scrollavo, è uscito anche il film di It, che è possibile vedere, nonostante It sia uscito una settimana fa circa al cinema. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate con bot se volete i migliori bot di Telegram riguardanti tutt'altro rispetto che film. Ormai abbiamo concluso questa serie, ma soprattutto condividete il video, mi dareste una grande mano, ne sarei molto felice. E ci vediamo come sempre giovedì prossimo con un nuovo video davvero molto interessante. Ciao!